Sembra kiwi, un succo di kiwi. Hola a todos amigos de YouTube, benvenuti ancora una volta su Wondering Spot. Siamo già arrivati a Bali e il nostro hotel si trova praticamente all'interno di campi di riso. E l'unico modo per accedere è o è a piedi o in moto. Vi faccio vedere il cammino. E l'unico modo per arrivarci è tramite la moto, appunto, o a piedi. Questa mattina lo faremo a piedi, il ritorno sarà in moto perché sarà buio e soprattutto perché c'è una salita enorme all'inizio che vi faccio vedere tra pochissimo, mentre andiamo al primo posto della giornata, che spero vi piaccia perché sarà magico. Hola a todos amigos di YouTube, benvenuti ancora una volta su Wondering Spot. Siamo a Bali e alle mie spalle c'è il tempio Pusa. A Bali ci sono più di 10 milioni di templi. La cosa interessante è che la religione non è la musulmana come nelle altre isole o nei altri posti dove siamo stati, ma è indù. E ovviamente i templi sono dedicati agli indù. Precisamente tra le sfaccettature della religione indù c'è quella di Bali, è la Hindu Dharma, che è praticamente un misto tra, cioè da quanto ho capito, è un misto tra la religione indù e le credenze, le usanze balinesi, quindi quelle più antiche e profonde dedicate agli dei. In particolare questo tempio appartiene al IX secolo, che è tra i più antichi di Bali, e il tutto è perché, di cosa si differenza un tempio così vecchio, come si fa a capire che è così vecchio, è precisamente per gli animali che ci sono alla porta, perché successivamente gli animali all'ingresso cominciano a sparire. Qui troviamo due elefanti e all'ingresso troviamo una maschera che serviva per spaventare le cose cattive. A me praticamente ricorda vagamente quello che è la cultura giapponese, con questi templi, totalmente differente a Yogyakarta o gli altri posti dove siamo stati, però devo dire che mi sta piacendo un sacco, anzi vi confesso che mi piace molto di più. Vi lascio alle immagini e poi mentre noi proseguiamo verso la prossima destinazione. La destinazione seguente in realtà è andare a vedere una delle danze tipiche di questa zona, il Barong, che è rappresenta l'eterna lotta tra il bene e il male. Quindi andiamo all'interno, andiamo a vedere. L'entrata costa 100.000 rupie indonesiane, che sono circa, lo vedete adesso in sovraimpressione. Quindi andiamo dentro, andiamo a vedere questa danza tipica e poi ci vediamo tra pochissimo perché andiamo alla prossima destinazione, che è molto molto interessante per... Dopo aver visto una danza balinese, andiamo adesso in un tempio, o meglio una zona che si chiama Grotte dell'Elefante. Grotte dell'Elefante non è per la presenza di elefanti, ma per il tipo di getto dell'acqua che somiglia appunto al naso dell'elefante. Vi faccio vedere la zona perché qui convivono, a parte un tempio indù Dharma, un tempio buddista e un tempio risalente anche al VII secolo, che però non può essere ricostruito perché non ci sono informazioni sul tipo di dinastia che l'ha costruito e quindi non sanno effettivamente come costruirlo. Ok, come potete notare, questo è, diciamo, la grotta dell'elefante, che non ha nulla a che vedere con un elefante perché non c'è nessun elefante. Questo che vedete qui è praticamente era una parte del tempio di Buddha che durante un terremoto praticamente si è distrutto, quello che rimane. Non potete immaginare il caldo che fa. Comunque questo tempio è molto, questa zona, questa serie di templi sono molto interessanti. Quando entrate dovete mettere questa specie di gonnellina in segno di rispetto al tempio. Fa caldissimo, cioè, guardate, sto sudando. Andiamo. Siamo all'interno
all'interno di un ristorante qui a Bali e finalmente cominciamo a parlare di cibo. E iniziamo da un fruit juice, da un succo del dragon fruit che proveremo tra poco, e poi uno dei piatti tipici qui di Bali che sembra promettere, molto molto piccante. E questo è? Sembra kiwi, un succo di kiwi, un po' più dolce, ma molto molto buono. Per accompagnare il cibo poi è perfetto secondo me. Allora è arrivato il piatto, anatra con salsa balinese, un po' di riso e varie salsine che adesso andiamo a provare. E poi noodles con uovo e tantissime altre cose dentro. Adesso proviamo l'anatra e vi saprei dire com'è. Questo è l'aspetto. È molto buono, cotto bene soprattutto, un po' piccante, e con nella salsa penso che ci sia del ginger, però molto buono. Adesso procediamo a provare l'altro. Vedo anche dei noodles, questo è l'aspetto, adesso cadono nel bicchiere. Vengono accompagnati con spiedino di pollo. Finisco e vi dico un po'. Sosta cibo obbligatoria per rinforzarci, riprendere le forze, e adesso andiamo in uno dei posti che dovete assolutamente andare se venite a Bali o comunque in Indonesia. Una delle cose da vedere assolutamente qui a Bali era, come vi dicevo, i campi di riso, ma in questo momento sta per diluviare, quindi erano i campi di riso. Intanto vi faccio vedere da qui. Come vi dicevo praticamente pochi istanti fa, è venuto a piovere, però la vista comunque è molto bella. È finito già, parlando veramente di 5 minuti di pioggia, i classici temporali che è possibile trovare qua, i temporali estivi al quale siamo abituati magari in Italia o eravamo abituati. Nothing could stop us. Sunsets, remember the colors. They were wrong. It was way more than a dream. We climbed up, yeah, over the hillside. So right, we stood there all wide-eyed. You and I, floating on air in my mind. 'Cause there's no going back, no going back. There's no going back to your own life. Not living in the past. I'm feeling it tonight, riding on the dizzying heights. Ragazzi, per questo video è praticamente tutto, l'ultima clip ho lasciato il microfono spento e quindi non si sente niente. Nei prossimi giorni arriveranno nuovi video, sempre sull'Indonesia, anche sul Messico, sul Marocco, quindi attiva la campanellina e iscriviti al canale per non perdere appunto nessuna notifica. Noi ci vediamo la prossima settimana, ciao! Everything's so much better. Riding high on your river, you and I.
dizzying heights.